Buongiorno ragazzi, buongiorno. Vado a fare un giretto e faccio il video. Vado dalla zona Bristol che devo pagare l'affitto e quindi lo faccio là. Faccio vedere un po' di case. Sì, il tempo è bello, però abbiamo un'umidità, ragazzi, la sera è pazzesca. Sempre bagnato, è ancora un po' bagnato se si vede. Però le giornate sono belle. Spero che domani fa una bella giornata per andare al mare. Vediamo. C'è un po' di gente in giro, Siamo al 4 gennaio e ancora un po' di gente c'è. Noi in hotel non siamo tanto pieni, però 100 persone ce l'abbiamo ancora. Vediamo giovedì che passa col governo, cosa decide, se abbassare o se alzare ancora il livello. Speriamo di no, comunque. Vediamo, vediamo, vediamo. Guardiamo un po' di mare, va. Mare e sole. Intanto che arrivo a Bristol faccio tutta la costa del mare fino al porto. Questo volo c'è sempre gente rilassata qua alla Marchesina. Vedete come si rilassano, come stanno d'addio sotto il sole. La gente senza pensieri. Poi quando volvono a casa ci sono i pensieri. Malattia, cose, cose. Vediamo la rosa dei venti. Ancora chiusa. Perché sono le 10:30, quindi. Forse sono arrivato tardi, l'hanno già pulito i pesci. Sì, se ne stanno andando, pescatori. Si mettono lì e lo puliscono. E lo vanno a vendere ai ristoranti. Vediamo che tira fuori. Alla fine lo stiamo vedendo pure il pesce. Pensavo di no. Sembra che dipende dal fondo, e tira fuori pesce. Ce n'è. C'era pesce pescato. Ancora tira fuori. Bene, andiamo. Zona Porto di Corralego. Qui si comprano i biglietti per andare nell'isola. Nell'isola di Lobos, escursioni, tutto. Sono pronte per partire queste per il Lobos. Un giorno andremo a fare il Lobos, come arriva a bel tempo forte, che farà caldo, veramente caldo. No, che non fa caldo adesso, però. Verso aprile-maggio andremo al Lobos. È pieno di francesi, ragazzi.
adesso siamo in zona Bristol. Fanno la passeggiata, ci saranno un chilometro e mezzo qua di passeggiata e vengono a correre. Adesso andiamo in officina a pagare l'affitto e vediamo se c'è, se non c'è mi giro un po'. Se non guardo dove vado, cado, perché ci sono buchi, buchetti. Case ne stanno facendo. Vedete? Costruzione nuova. Anche qui una bella zona tranquilla. L'unica cosa che fa sempre vento, sempre. Sempre, perché siamo qui al porto e fa un vento della Madonna la sera. Però si sta bene. Corra l'ego, ragazzi. C'è lo spazio dei bambini. Non è malvagia la zona, è molto carina il Bristol. Niente, non c'era, l'ho sentito, tornerò domani, mi ha detto, perché devo andare a lavorare, domani non lavoro, quindi posso andare a Luna a pagarlo, quindi è un altro discorso questo. Che non c'entra. Eccoci qua, ragazzi. Questa è sempre la zona porto. Guardate com'è bagnata a terra, questa è l'umidità della notte. Pazzesca, mai stata una cosa così. Questa umidità, Calle Iglesias, chissà come va qua il Balcón Canario, se sta lavorando o no. Questo è il migliore, Tapas Oscar, sempre pieno, sempre, 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 lockdown, lockdown, è stato sempre pieno e sarà sempre pieno. È famoso, Tapas Oscar. E si mangia bene. Sì, ci sono stato, si mangia molto bene. Mi trovo in Piazza Grande, c'è il mio amico Appena Peppe, possibile, prima di mezzogiorno. che è Ci disperato. siamo più tardi. Guardatelo, il mio amico Pepito. Ci sentiamo prima di mezzogiorno. Così, sentiamoci dopo, con calma e ti chiamo fra mezz'ora. Ancora ci sono le bancarelle qua, sicuramente saranno fino al giovedì, fino alla Befana. Quindi alla Befana sono libero. Vedete? Stanno montando. Domani sera passa, vediamo cosa c'è. Sto aspettando Domenico che sta facendo il tampone perché domani rientra in Italia, così lo salutavo. Sì, bisogna fare il tampone quando si rientra. Quando si viene no, quando si rientra sì. Pensate voi. Video ve lo mando e vi ringrazio e speriamo che l'anno l'avete iniziato bene tutti. Alla prossima.